Buonasera mister, Ciao. ti vedo stanco, partita infinita forse perché doppio vantaggio a fine del primo tempo, forse leggeri nella gestione, è arrivato questo 2-1 che ha fatto tornare una sofferenza che onestamente non c'era perché avete creato tanto, avete anche sbagliato il terzo gol, ti vedo proprio provato, che emozioni provi oggi, che è stata toccata una quota 44 che non dice salvezza ma che è una quota importante che in questi 3 anni il Messina non ha neanche sfiorato. Ma non so se salvezza o meno, non è ancora salvezza, però ancora una volta devo elogiare questa squadra perché dopo la settimana di Castellammare eravamo stati giustamente anche un po' criticati, perché questo è il calcio, tutto gira intorno ai risultati e quindi una prova di grande maturità l'hanno espressa anche oggi, poteva finire 7-1, non siamo stati bravi a chiudere la partita quando dovevamo. Ma ciò non toglie il fatto che questi sono giocatori importanti, che hanno qualità umane straordinarie e che quello che hanno fatto oggi, che a fare 3 giornate dalla fine, anche se a 9 giornate avevamo 39 punti, 9 giornate alla fine, quindi abbiamo fatto un grande capolavoro, ma nessuno in linea generale mette in risalto tutto ciò. Non siamo salvi, quindi ne parlo ora proprio perché non siamo salvi, perché sembrerebbe adesso ti togli i sassolini e ti togli e basta. C'è un momento in cui uno arriva al top del riempimento del cervello, se si può dire, e quindi siamo stanchi di subire sempre situazioni avverse, situazioni angherie, non tanto a me non interessa oggi parlare degli arbitri, in generale i comportamenti, questa è una squadra che avrebbe meritato molto di più sotto l'aspetto affettivo, sotto l'aspetto dell'essere messi nelle condizioni di poter fare un qualcosa di diverso con queste risorse umane. E non è a caso che gli ultimi 6 anni qua hanno toppato tutti gli allenatori. Non è un caso. Rifletteteci bene, perché Messina è straordinariamente bella. Io nutro un grande rispetto per chi viene la domenica, fa le trasferte, questa curva meravigliosa, buona parte della tribuna, ma mi sembra un ambiente abbastanza tetro. Non so perché, non so per quale ragione, non so per quale motivo. Ci sono sempre delle critiche e non va mai bene niente. Uno dovrebbe andare a ritroso, pensare, ragionare e capire di tutte queste dinamiche che portano solo negatività e che in certi momenti Messina, che è una città bellissima e che ha un pubblico straordinario, non è più quella di Messina quando io giocavo qua. E quindi per certi aspetti bisognerebbe andare indietro nel tempo e capire cosa sta succedendo, perché anche oggi se non arriva sia Fernando sia Cammarata ad accendere la caldaia era di nuovo spenta. E noi non siamo del Messina Servizi, non siamo niente, questo per dirne un'altra. E siccome è un anno che viviamo situazioni da zingari, da girovagare, da fare cose che non fanno parte del Messina e non sono attinenti a una situazione che la squadra possa essere bastonata quando è da essere bastonata, ma secondo me poche volte, ed essere esaltata perché ha valori che altre squadre qua a Messina non hanno mai avuto. E quindi mi tengo stretto questo gruppo di giocatori, questi ragazzi meravigliosi, poi quello che sarà sarà, quello che verrà verrà, dove arriveremo non lo so più, ma rimane il fatto che l'amarezza è infinita, perché ci sono momenti e momenti nella vita che ti portano anche a riempire il recipiente e quando si riempie il recipiente poi fa male a tutti. Mister, buonasera. Ciao. Nella partita scorsa quel cambio, quel triplo cambio degli attaccanti era stato visto anche come forse una punizione, ecco, una lezione probabilmente imparata visto che i due che sono scesi in campo oggi hanno segnato già nel primo tempo. No, era un momento da fare delle scelte perché avrei dovuto cambiare tanta gente domenica a fine primo tempo. Purtroppo tanti non si potevano cambiare, abbiamo avuto due defezioni importanti nei primi 20 minuti con i due esterni bassi che sono stati cambiati per infortunio, così come ce l'avevamo oggi, perché tanto domani mi sentirò dire di nuovo come mai non Ortisi, come mai non sono stati in panchina per numero. Ecco, chiariamo ogni cosa perché sono infortunati abbastanza seriamente, spero di recuperare di qua alla prossima settimana qualcuno. E numericamente li ho portati in panchina solo per questa ragione qua. Quindi a scanso di equivoci partiamo da questo presupposto. E poi la partita di Castellammare, che era importante per dare seguito a quelle che sono state le partite belle nostre con le squadre forti, abbiamo toppato una partita contro una grande squadra dove ha vinto il campionato o vincerà il campionato, mancherà penso un punto per fare la matematica salvezza.
ha fatto dalla prima giornata all'ultima giornata sempre in testa alla classifica, quindi non è che siamo arrivati noi marziani e non possiamo sbagliare la partita o dovevamo vincere anche là. Dovevamo fare una partita degna, decorosa, che non ci siamo riusciti per tanti motivi, ma la squadra oggi si è espressa molto bene, perché se finiva 7-1 non avremmo rubato niente. E quindi mi tengo stretto questo gruppo, ancora una volta molto importante sotto l'aspetto qualitativo umano, e con le difficoltà che abbiamo vissuto tutto l'anno. Quindi lì non si scappa, non si transige. Poi ognuno fa quello che vuole, mancano 3 partite, a fine 3 partite poi vediamo quello che succede. Se succede, se non succede, è stato bellissimo. Buonasera mister, mi pare che non riesce quindi a godersi neanche questo 90%, 95% di salvezza, mettiamola così. Se da ora in poi, dice, vediamo cosa succederà, ricomincerete a guardare in avanti a qualcosa di più. E poi, visto che ha parlato di Lì e Ortisi, anche Pacciardi, sembra che questo problema alla schiena di qualche settimana fa se lo porti dietro, un po' è ancora condizionato. Io gli devo dire solo grazie a Pacciardi e a tutti gli altri, hanno stretto i denti, vanno imbottiti di Toradol per mettersi dentro al campo, ed è chiaro che tutte le persone non possono saperle su quello che è il lato estetico, squisitamente estetico della gara. Magari poi se sbaglia qualche cosa viene attaccato, ma Pacciardi è un giocatore forte, è un giocatore mio, è un giocatore importante, me lo tengo stretto, e poi possono dire quello che vogliono, perché alla fine io li alleno, io so quello che mi possono dare, e mi hanno dato tante risposte belle. Sono più le cose belle che le cose negative che ho ricevuto dalla squadra, cioè pochissime, tranne il giorno d'andata dove abbiamo fatto 5 sconfitte, ma ribadisco pure che abbiamo fatto 12 partite in un mese, e che spesso mancavano i campi anche per allenarci in un campo decente. Abbiamo fatto anche qualche rifinitura all'antistadio noi, ma nessuno ne vuole dire niente, nessuno ne vuole parlare, e adesso parlo io, perché siamo arrivati alla fine e comunque quello che succede succede, è giusto che ognuno poi tiri i remi in barca e dica quello che pensa, e con nome e cognome nelle cose, senza voler offendere nessuno, perché comunque io sono una persona che a Sciotto dirò grazie eternamente per quello che mi ha dato di nuovo l'opportunità di allenare il Messina, che è la mia seconda città, è la mia vita calcistica. Quindi io un grazie glielo devo dire, perché ha avuto, non dico il coraggio, perché prendere me non è un coraggio, anche se qualcuno pensa, qualche coglioncello della tastiera, che ci vuole l'allenatore per la Serie C o ci vuole l'allenatore per, che non sono da Messina, andassero a cercarsi un allenatore. Ne hanno fatti saltare 6 in 6 anni, e vediamo se a 9 giornate dalla fine avrebbero avuto 39 punti. Mister, faccio i complimenti per vittoria e grazie. Prestazione. Se tutto questo, al di là che ci hai detto, può influire, influirà, sarà un peso quando si inizierà a parlare di futuro? Ma io in questo momento parlerei di presente, non parlerei di futuro, perché si può anche parlare di futuro, ma si devono fare le cose per bene. Se ciò non è possibile, arrivederci, è stato bello, vi bacio a tutti, vi ringrazio, e ognuno va per la sua strada. Non chiudo porta, ma voglio essere chiaro che non siamo qua a elemosinare un contratto, siamo solo certamente convinti di dovere e poter fare qualcosa di importante per il Messina, a cambiare dall'amministrazione. A me non me ne frega niente, io non ne faccio politica. Se si adeguano per darmi un campo per fare gli allenamenti e facciamo qualcosa di importante durante la stagione, che non è detto vincere il campionato, e cercare di dare un segnale a quello che è il tema del calcio Messina. Noi siamo una componente importante, diamo luce alla città e diamo linfa a quello che può essere anche il turismo, può essere tutto. A me non mi interessa poi se noi veniamo quinti, prima i concerti, poi l'aggiustamento del campo a metà anno, poi ce ne dobbiamo uscire, poi non ci possiamo allenare, basta. Io 38 anni fa ero qua, e quindi non vengo dalla Luna e da Marte, vengo dalla Sicilia anch'io, e questa squadra, questa città, questo territorio lo conosco meglio di tanti altri, molto meglio. Però per fare calcio ci vogliono serietà e competenze e amore verso il Messina Calcio. Altre domande? Cerco di riportarla un attimo sul campo, sul prossimo impegno, il derby con il Catania, visto che i tifosi a fine partita già hanno mostrato di avere la testa al derby del Massimino. Cosa dice
a che questi hanno tifosi. Ragione, la partita per loro è importante, noi cercheremo di dare vita a un duello importante contro una compagine altrettanto importante, poi un derby, e derby sono sempre particolarmente affascinanti, è una squadra forte, cercheremo di regalare ai nostri tifosi quello che è il desiderio più grande, di una grande prestazione, e se dovessimo avere la fortuna di fare qualcosa di importante, penso che sarebbe un sogno per tutti e una gratificazione per tutti. Bene, ci sono altre domande? Pare di no. Grazie, mister. A voi, grazie.